Ciao ragazzi, ciao ragazze, bell'inizio di giornata. Pensavo di aver registrato fino a qui e invece niente, solo adesso mi accorgo che ho parlato da sola per tutto questo tempo. Molto bene, molto bene. Va bene, ok. Allora, è mattina, mi sono alzata da un pochino, appena sveglia ho bevuto un caffè. E adesso è passato un pochino di tempo e ho pensato di farmi questo ovetto strapazzato, in modo molto semplice, nel senso a modo mio, poi non so ognuno di voi se lo fa così, in un altro modo. Comunque ho messo semplicemente un poco poco di burro, l'ovetto e poco poco di sale, sbattuto un po' così di qua e di là, ok, mi sembra pronto, lo tiro fuori. Ok, niente, perché in pratica io sono una che per colazione ha sempre solamente bevuto il caffè, o tutt'al più, insomma, la classica brioche, ecco. Però ho visto che a lungo andare alla fine non è che mi faceva bene più di tanto, quindi ho deciso di cambiare un pochino, di variare e di così fare una colazione un pochino più sostanziosa. Allora, non state a guardare il casino, faccio così alla buona, ok? Questo è l'ovetto strapazzato. Adesso farò anche così. Ovviamente non ho proprio il bacon in casa, però fa niente, io mi aggiusto, mi accontento e quindi farò anche un pochino di pancetta, cioè quella tipo confezionata così per intenderci. Io la utilizzo a modo mio e vediamo un pochino di aggiungerla. Vi stavo dicendo perché ho visto che comunque mi sento sempre un pochino stanca, un pochino così giù di corda. Allora ho pensato di variare un pochino e di fare una colazione un po' più ricca. Ed effettivamente lo sto facendo da qualche giorno e mi sento meglio, mi sento più carica. Ovviamente non lo faccio sempre tutti i giorni l'uovo. Cerco un pochino di variare, ecco, di cambiare anche per, insomma, non stufarmi e comunque così, boom, non di botto cambiare totalmente, ma cercare di fare una cosa graduale, insomma, anche per abituarmi. Ovviamente non lo faccio appena appena sveglia perché non ce la farei assolutamente. Ok, la pentola è calda, non ci aggiungo niente, la butto così tanto per. Vediamo giusto una così, quattro fettine e via. Qua. Tanto questo fa subito. Perché effettivamente bere solo il caffè o cioè non è che va bene. Ecco qua. Come vedete subito ha preso. Si sono accartocciate un pochino, però vabbè. Ok. Non guardate che c'è il casino. Dopo pulisco bene tutto. Però ho deciso di ritagliarmi dei momenti per me stessa e anche la colazione, comunque anche quello è un prendersi cura di se stessi, perché si va sempre di fretta, si va sempre di corsa e alla fine lo sappiamo come va a finire. Invece anche ritagliarsi questi momenti vuol dire, sono piccole cose, insomma, che però a lungo andare poi fanno tanto. Vedete, inizia a farsi la crosticina, diciamo anche un pochino più croccantino. Si sente un profumino, ecco qua, vedete? Ok, per me va bene così, la tiro fuori. Perfetto. Cosa ci ho messo alla fine? Ci ho messo pochissimo.
questo è spento, quindi viene così, ok? E poi aggiungo anche un bicchiere. Prendo un bicchiere e aggiungo questo succo d'arancia rossa che mi piace molto, mi sto trovando bene di questa marca. E beh, ovviamente le arance spremute fresche, lo sappiamo che le cose fresche sono un'altra cosa, però adesso non riesco e insomma meglio questo di niente. Quindi è buonissima comunque questa qua, ecco qua, arancia rossa. Così facciamo anche il carico di vitamina C, che soprattutto in questo periodo fa bene. Ecco qua, e anche il succo d'arancia è pronto. Quindi a questo punto, ragazze, io vi saluto, faccio la mia super colazione. Se siete arrivate fino a qua, vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacione e vi auguro una buonissima giornata. Ciao!